105 Network. Ciao 105isti, eccoci qua. Ospite a 105. Allora, ci troviamo a parlare con davvero uno dei personaggi più importanti della radio. Lo è stato, lo è, Marco Galli. Grazie Angelo. Quando sei entrato a 105 hai fatto un programma proprio insieme con la persona che è Max Dregoni, che era il tuo nemico, diciamo, che era il tuo antagonista in questo record. E questo si deve alla mente perversa del presidente Albert, che probabilmente in mente sua già vedeva questi due poli che si erano sfidati in un unico programma e addirittura collocati in una fascia che non esisteva, perché la radiofonia allora, parliamo dell'87, quindi non è che parliamo di millenni, cioè una ventina di anni fa, ragazzi, alle 8 si spegneva, si mettevano le bobine. C'era la famosa macchina Cepar, che era tipo la macchina Christine, la macchina infernale, dove c'erano 8 bobinazze, dove uno andava lì, la programmava, partiva una, finiva l'altra, partiva l'altra. Beh, da allora, dal 1987, ore 21, iniziava la sera in diretta nei network radiofonici italiani. Iniziava con il Night Express, che poi è un programma che molti altri hanno condotto. Tra cui Angelo De Robertis, certo. Lo rivendicano un po' tutti, io veramente, facendo queste interviste, queste chiacchierate, sono molti a dirmi, ho fatto il Night Express, io poi non ricordo quello che poi è diventato il programma televisivo, il programma musicale. Beh, certo, quello poi gli ha dato la fama nazionale, non per niente è andato in televisione. E qui l'ennesima, non dico sconfitta, perché non è una sconfitta, è oggettiva, è un dato di fatto che tutto quello che avviene in televisione ormai in Italia è confermato. Quindi anche un noto programma radiofonico, se portate in televisione, prende quella fama, quella visibilità che purtroppo forse oggi la radio non riesce più a dare. Quindi Night Express è stato il tuo primo appuntamento, la tua prima esperienza fortunata qui su Radio 105. E poi cos'è arrivato? È arrivato il momento del pomeriggio. Poi è arrivato il momento del pomeriggio, perché c'è stato il cambio di Alex Peroni. Alex mollava e sempre Alberto disse: sei tu che lo devi fare. Cioè, una responsabilità pesante, un peso, insomma. Alex comunque ha rappresentato molto nei suoi pomeriggi, e quindi mi ritrovavo nell'ennesima radio che io ascoltavo da ragazzino e nella fascia oraria che io ascoltavo da pomeriggio, cioè nel proprio povero dietro la porta della squadra che tifavo a vedere il portiere. Ecco, e mi ritrovavo con la stessa maglia, quindi mi ritrovo con sulla schiena 14-16. Da lì è inventarsi un mondo, e lì è iniziato il 105 Generation, fino ad arrivare all'Happy Days, un pomeriggio diverso, che sì, non era quello del nostro amico che spopolava con la sua musica techno, sì, ma diventava un programma dove si fingeva di essere all'interno di un disco bar. Sì. E quindi tutti i rumori di fondo, tutti i personaggi, quindi una bella idea che poi si è trasformata, anche quella qualcuno l'ha fatta diventare, non dico un vero disco bar, però questo pubblico che era un po' finto. Nella tua idea, poi diventò un pubblico vero in uno studio di un'altra radio. Beh, noi avevamo del pubblico, ma erano i 10 ragazzi che ogni pomeriggio facevamo entrare. Certo, non era una platea, non erano 50 o 60, però l'idea, il concetto era quello, che eravamo talmente bravi, i nostri tecnici con i suoni, perché la radio è fantasia, quindi possiamo far credere quello che volevamo, no? E quindi eravamo riusciti a dare proprio questo format. I ragazzi potevano venire qua e interagire con i personaggi che poi ascoltavano in radio, e vedevi dalle loro facce, dai loro occhi, quanto questa fosse magia. E fuori funzionava, a tal punto che poi ci siamo portati a casa per 3 anni 3 telegatti contro quello che era la corazzata di là, veramente imponente se ci penso, perché là allora la musica la faceva veramente da padrone. 105 Story, la storia della radio dei primati.